Io camminerò con te, incontro a tutti gli uomini del mondo, indietro ad ogni volto, in fondo ad ogni sguardo, vedrò un'immagine di te. Nelle fatiche di ogni giorno, tra la gente della mia città, voglio donarti il mio entusiasmo, il mio lavoro, la mia libertà. Io camminerò con te, incontro a tutti gli uomini del mondo, indietro ad ogni volto, in fondo ad ogni sguardo, vedrò un'immagine di te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Il suo Spirito. Siamo una comunità in cammino. Siamo gente diversa che insieme stanno sperimentando, vivendo questa giornata di relax e di cultura, di spiritualità. Questo nostro pullman adesso sta diventando un santuario, probabilmente il più spettacolare dei santuari, perché intorno abbiamo la creazione, l'opera di Dio che ci è stata donata. Oggi a Roma sarà presentata l'enciclica del Papa sulla ecologia, Laudato Si Mi Signore, dove la natura la fa da protagonista come la fa nella vita. Ovviamente quello che il Signore ha messo nelle nostre mani e che molto spesso noi invece sciupiamo, offendiamo, mettiamo in difficoltà, seviziando il bene che ci è stato messo a disposizione perché lo custodissimo. Ecco, proprio mentre stiamo andando verso la Certosa di Padula e mentre siamo accarezzati, fasciati dalle meraviglie del creato, vogliamo ringraziare Dio dei doni che abbiamo ricevuto nella vita e chiedere perdono per tutte volte invece che la vita è stata offesa dalla nostra superficialità, dalla tiepidezza che deriva dal non saper apprezzare i doni che abbiamo ricevuto. Riconosciamo i nostri peccati. Alleluia, alleluia. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di poter essere ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, eppure il Padre Celeste vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.
ascoltato una parola importante, bellissima, quella del Vangelo, sul quale ci ritorniamo per questa amorevole carezza di Gesù di Nazareth che ci dice: non sprecate parole, provate ad entrare nel mistero dell'incontro con Dio con parole serie, degne di questa parola, che sono quelle serie, sono quelle che si dicono sussurrando all'orecchio dell'amato, senza esagerare nella volontà di raccontare tutto, ma di dire tutto con poche parole. Ma vorrei soffermarmi per un istante su questa potente pagina di Paolo, che mai come oggi, così come l'abbiamo ascoltata, è di un'attualità straordinaria. Paolo è risentito con la propria comunità, ed è risentito perché lui per quella comunità ha dato tutto, ha investito tutto con la serietà che è data dall'Apostolo, che tenta, in ragione della verità che ha ricevuto da Cristo, di lanciare una sfida di senso. Paolo, che ha tentato con tutta la sua vita, anche se lui stesso dice, scrivendo, che non è un perfetto oratore ma un teologo profondo, per poter raccontare quello che ha ricevuto dal maestro di Galilea, Paolo dice che quella comunità oggi è una comunità inquieta e direi anche ingrata, perché al primo superapostolo, vedete l'ironia di Paolo, che si presenta per raccontare la sua verità di Cristo, abbandonano o mettono in discussione quello che Paolo dice, perché l'ebbrezza dell'uomo supera la responsabilità di essere fedele alla verità autentica. I superapostoli, di Paolo parla lui, quasi a voler dire ci sono quelli che si presentano con nuovi linguaggi, nuove mode, nuove proposte, direi anche con straordinaria capacità attrattiva, convincente, con fenomenologie non soltanto di parole, ma anche con prodigi, con offerte di visioni, che sembrano convincere la comunità, ma che Paolo dice: state attenti, vi sta allontanando dalla verità, quella vera. Vedete l'attualità di quello che dice Paolo, come ci riguarda. Oggi anche molti che si chiamano credenti vanno in cerca dei superapostoli, chiamateli come volete, Paolo li chiama così, di quelli cioè che garantiscono la soddisfazione degli occhi, ma che non mettono in moto la qualità, la quantità, l'altezza e la larghezza della propria vita in Cristo. Cioè vanno in cerca di fenomeni normali e paranormali, di superlative visioni, di immagini potenti che possono affascinare e commuovere dal punto di vista delle emotività esteriore, ma che non vanno alla ricerca di ciò che è forte, potente per essere radicato nel cuore e trasformi la vita. Paolo, cioè, pensate come è attuale, non solo nell'oggi, ma come è stato presente nella storia della Chiesa questo fenomeno, che a dover scegliere tra ciò che è importante ed è la verità che ti dà significato nella vita e ciò che ti emoziona momentaneamente e ti dà un piacere effimero dal punto di vista spirituale, la maggioranza delle persone sceglie la seconda rispetto alla prima. In questi giorni ritornavo sulla beatificazione di Madre Teresa di Calcutta, che non è ancora santa, no? Voi sapete che è beata. Eppure il nostro secolo, il secolo passato, non ha avuto, a mio modo di vedere, un santo più grande, comprese i papi, di Madre Teresa di Calcutta. Una santa che è riconosciuta e riconoscibile nel suo tratto semplice e potente,
di chi ha dato significato al Vangelo raccontandolo non soltanto nelle parole, ma nella testimonianza vera e concreta della vita. Tanto è vero, vi dico questo fatto che è un fatto storico, che si racconta, non è che si racconta, è proprio così. Giovanni Paolo II ha fatto due viaggi in India durante il suo pontificato. Il primo viaggio lo ha fatto quando era viva Madre Teresa, e dal suo arrivo a Calcutta, all'aeroporto di Calcutta, fino alla cattedrale cattolica di Calcutta, che sono più di 40 chilometri, lungo il percorso, in una nazione indù, una nazione prevalentemente indù, lungo il percorso che Giovanni Paolo II faceva in India per arrivare dall'aeroporto alla cattedrale, dove avrebbe avuto il suo primo incontro, c'era una moltitudine di gente, centinaia se non milioni di persone assiepate per accogliere il Papa. 5 anni dopo ci fu il secondo viaggio di Giovanni Paolo II. Il secondo viaggio di Giovanni Paolo II, lo stesso arrivò all'aeroporto, lo stesso, anche se era di un'altra città, era Delhi, ma comunque sempre città indù era. Stesso viaggio, discesa dell'aereo, atterraggio dell'aereo a Delhi, cattedrale cattolica di Delhi, stessi 30 km. Nel percorso non c'era nessuno. Tutti erano soltanto ad aspettarlo nella cattedrale. Sapete qual era il motivo per cui nel primo viaggio ci stavano milioni di persone, nel secondo non c'era? Nel primo viaggio, a fianco a Giovanni Paolo II, sulla sua papamobile, ci stava seduta Madre Teresa di Calcutta. Nel secondo viaggio Madre Teresa di Calcutta era morta, non c'era. Ecco perché mai come in quel caso qualcuno poteva dire in India chi è quell'uomo vestito di bianco a fianco a Madre Teresa, perché Madre Teresa, la sua autorità morale è stata in qualche maniera riconosciuta anche da quelli che credenti in Cristo non erano. Basti ricordare che il giorno del suo funerale a Calcutta tutte le religioni, tutte le razze, tutti gli uomini di buona volontà furono presenti per raccontare la sfida dell'amore che derivava da Madre Teresa. Questa per dire cosa? Per dire quello che dice Paolo. Non abbiamo bisogno, fermo restando il merito che va dato a Giovanni Paolo II e a tutti, non abbiamo bisogno di super apostoli per raccontare la fede, ma abbiamo bisogno di testimoni alti e autorevoli. Anche se poi la Chiesa ci mette più tempo per fare santo a Madre Teresa che ad altri. Questo ve la dice lunga di quanto anche noi abbiamo in qualche modo difficoltà a cogliere la grandezza del Vangelo e di quanto è più facile andare in cerca di quel santo, di quel protettore, di quella visione che ti garantisce il miracolo adesso, che di Madre Teresa che con la sua vita ti testimonia come Cristo va servito in ogni momento della tua vita. Non ti dà niente, tra virgolette, di sensazionale da ricevere, ma la sua potenza d'amore è sensazionale in se stesso perché ti trasforma la vita. Ora, se io colloco tutto questo nel Vangelo di Gesù, mi sembra quello che abbiamo annunciato, mi sembra che stiamo nella direzione giusta. Gesù stesso dice: non pregate come fanno i pagani, voi invece pregate come io vi ho insegnato. Non andate a cercare una preghiera di comodità commerciale, come ho detto ieri martedì sera nella catechesi. Non andate in ricerca di uno scambio, io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Ma tuffatevi in quell'amore che di per sé stesso già vi garantisce gioia. Per questo quando pregate dite Padre che sei nei cieli, e dicendo Padre voi sentite la carezza del genitore celeste, il quale per essere quello che è un Dio non farà mancare a voi quello di cui avete necessità e bisogno, perché anche se tua madre si dimenticasse di te, io non mi dimenticherò mai di te. E allora in questo percorso, in questo nostro viaggio, in questo giorno di relax, proviamo per quanto ci è possibile a fare in modo che a Lui, al Signore degli eserciti,
aggiunga il nostro grazie, insieme certo alla nostra necessità di chiedere quello che è opportuno chiedere, ma ringraziarlo per quello che generosamente, senza nostro merito, già abbiamo ricevuto, incominciando da questa giornata. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.